Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. La stella cadente. Mamma, ci racconti di nuovo la storia della stella cadente? È sera, le due gemelline, Olimpia e Sofia, sono sedute sul letto, già nei loro pigiamini di flanella, e aspettano che la mamma racconti loro una fiaba prima che venga il momento di spegnere la luce e addormentarsi. La mamma allora sorride e comincia. Un re e una regina vivevano in un grande castello. Si amavano tanto e desideravano tanto un bambino. Questo loro grande desiderio, purtroppo, però, non veniva esaudito e i due ne soffrivano moltissimo. Una notte d'estate, mentre erano seduti in giardino, videro una stella cadente. Essa lasciò dietro di sé una fulgida scia luminosa. Era talmente bella e talmente lunga che entrambi poterono contemplarla per diversi istanti, prima che svanisse del tutto dalla volta del cielo. Mai prima d'ora avevano veduto una simile stella cadente. Rimasti a bocca aperta davanti a tanta meraviglia, espressero nello stesso istante, nel profondo del loro cuore e senza farne parola uno, lo stesso identico desiderio, quello di avere al più presto un bambino. E a poco la regina si accorse di essere davvero in dolce attesa. Quando poi vennero i medici a visitarla e le annunciarono solennemente che i bambini erano non uno, ma due, si congratularono con lei. Immaginate quanto grande fu la sua gioia. Quella del re poi fu addirittura incontenibile. Si mise a fare le capriole per tutte le stanze del castello. Nacquero così due principessine gemelle, le più belle creature che si fossero mai viste in quel regno. E il re e la regina, divenuti finalmente papà e mamma, furono da quel giorno e per sempre i genitori più felici della terra. Mamma, ma le figlioline erano due perché erano stati espressi due desideri uguali? Chiedono in coro le bimbe. Precisamente, risponde lei. Mamma, e come furono chiamate le due principessine? Chiedono ancora. Pensate un po', che caso strano, risponde la mamma, paziente come tutte le volte. Furono chiamate proprio come voi, una Olimpia e l'altra Sofia. Ma allora siamo noi le due principessine gemelle della storia? La mamma fa loro un sorriso misterioso e dice, chissà, forse sì. Perciò dovete ricordare di esprimere un desiderio la prossima volta che vedrete una stella cadente. E dopo aver dato loro un lungo bacio,
spegne la luce. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.